primi scritti di Kant, i cosiddetti scritti precritici, coprono un arco di tempo che va dal 1746 al 1770, anno in cui matura appunto la prospettiva critica che trova espressione nella critica della ragion pura, nella critica della ragion pratica e nella critica del giudizio. Si tratta di lavori su questioni di fisica, cosmologia e geologia che testimoniano come l'avvio della riflessione di Kant sia caratterizzato dalla graduale assimilazione della prospettiva scientifica newtoniana e dunque dall'accettazione di un modello di spiegazione quantitativo e meccanicistico del cosmo. Uno in particolare, La storia universale del natura e teoria del cielo, vede Kant applicare le leggi della fisica newtoniana alla spiegazione dell'origine dell'universo e formulare l'ipotesi di una nebulosa primitiva, alla quale arriverà poi autonomamente Laplace, l'autore celebre per aver risposto a Napoleone di non aver avuto bisogno dell'ipotesi di Dio. A differenza di Laplace, Kant ipotizza che la nebulosa originaria sia stata creata da Dio. Ma in relazione al problema di Dio, come vedremo, Kant prima farà a pezzi la prova ontologica, poi rinuncerà anche a quelle a posteriori, e alla fine della sua riflessione non gli resteranno che i postulati della ragion pratica, delle argomentazioni etiche che postulano appunto la bontà dell'universo per garantire dall'assurdo la morale. Un problema che di lì a poco avrebbe ricevuto ben altre risposte. L'anno seguente pubblica i tre scritti sui terremoti, argomento divenuto di bruciante attualità dopo il sisma che aveva distrutto Lisbona nel 755, e lega il fenomeno alle forze magmatiche presenti nelle cavità terrestri, escludendo quindi ogni ricorso a fantomatiche punizioni divine. Kant affronta i problemi della scienza da filosofo, tendendo quindi da un lato ad inquadrarli da un punto di vista metafisico, dall'altro a tenere in primo piano il problema del metodo della conoscenza. Questa doppia esigenza lo avvicinava e lo allontanava al tempo stesso dalla metafisica wolfiana, perché da un lato ne teneva ferma l'esigenza sistematica, ma se ne distanziava perché Kant era convinto, in opposizione a Wolf, che il solo fatto che un concetto sia pensabile perché non contraddittorio e dunque formalmente possibile non significasse ancora che fosse reale. In altre parole, Kant escludeva che tra piano logico e piano reale vi fosse coincidenza immediata. Ad esempio, possiamo rappresentarci un animale mitologico come l'ippogrifo e attribuirgli predicati non contraddittori, ma il concetto che ricaviamo non tocca l'esistenza, che per Kant rinvia al piano dell'esperienza. La critica al razionalismo wolfiano si fa più incisiva in una serie di scritti pubblicati nel 1763, in uno dei quali Kant tocca il problema della causalità, mettendo in discussione l'identificazione del rapporto tra premessa e conseguenza con il rapporto causa-effetto, che era il dogma di fondo del razionalismo. Kant distingue invece il rapporto tra causa logica e la sua conseguenza e il rapporto tra causa reale e il suo effetto. Kant partiva infatti da un'altra distinzione, quella tra opposizione logica e opposizione reale. L'opposizione logica consiste nell'affermare e negare contemporaneamente un predicato di una cosa. In base al principio di non contraddizione, il risultato è qualcosa di non rappresentabile, come quando si pensa ad un corpo immobile e in movimento allo stesso tempo. Nel caso invece dell'opposizione reale, si danno due predicati che sono opposti, ma non per il principio di non contraddizione, come nel caso di due forze che agiscono in senso opposto annullandosi a vicenda. In questo caso non c'è appunto opposizione logica, cioè contraddizione, ma solo opposizione reale, cioè contrapposizione. L'esigenza di distinguere tra piano logico e piano reale, cioè tra pensiero ed essere, e di prendere le distanze dai dogmatici, cioè dai seguaci di Leibniz, è il centro di un altro importante scritto del 1763, che è l'unico argomento possibile per una dimostrazione dell'esistenza di Dio, che verteva sulle diverse argomentazioni per dimostrare l'esistenza di Dio, appunto.
Kant distrugge qui il classico argomento ontologico di Anselmo d'Aosta, che aveva dimostrato l'esistenza di Dio partendo dal concetto di un essere perfettissimo che in quanto tale non può mancare di nulla, dunque nemmeno dell'esistenza. Kant confuta questa argomentazione sostenendo che l'esistenza non può in nessun caso far parte del concetto, perché il concetto di una cosa non cambia, sia che la cosa esista o che non esista. Il concetto di pinguino sarebbe insomma perfetto di per sé, anche se i pinguini non esistessero. Kant propone l'esempio dei 100 talleri, osservando che i 100 talleri che si hanno in tasca sono diversi da quelli che stiamo pensando solo perché quelli che ho in tasca possiamo spenderli. Ma non si tratta di una differenza di essenza, come credeva Anselmo. I 100 talleri esistenti non sono più perfetti e di valore dei 100 talleri pensati. Sarebbe infatti come dire che i 100 talleri pensati siano 90 o 95 e quelli reali pienamente 100. I 100 talleri, insomma, sono 100 talleri, che siano in tasca o nella nostra mente. È impossibile allora dimostrare l'esistenza di Dio partendo dal suo concetto, come aveva fatto Anselmo. C'è un solo argomento per farlo, ed è il principio di ragion sufficiente, secondo cui non c'è nulla che avvenga senza causa, e l'unica cosa che si spieghi da sola, cioè che sia spinozianamente causa sui, è Dio. Successivamente Kant rifiuterà anche questa argomentazione, della quale peraltro non era pienamente convinto nemmeno nel 1763, visto che concludeva l'unico argomento possibile, osservando che se è necessario convincersi dell'esistenza di Dio, non è altrettanto necessario che la si dimostri. Le cose pensate e quelle reali hanno insomma la stessa essenza. Ciò che cambia è solo la loro esistenza, che è qualcosa che si aggiunge dall'esterno. L'esistenza infatti è la posizione di una cosa, cioè la sua possibilità di essere oggetto dell'esperienza di qualcuno. Per questa ragione può essere constatata soltanto partendo dall'esperienza e non per via dimostrativa. E con questo scritto, cioè con l'unico argomento possibile, che Kant si inoltra nel cuore stesso dei problemi della metafisica, cioè in quell'ambito del sapere che si occupava dei problemi relativi all'anima, l'anima come sostanza, al mondo come totalità e a Dio come origine e fondamento della natura. Un campo del sapere di cui Kant si dichiara innamorato, ma che paragona ad un abisso senza fondo, è un oceano tenebroso senza sponde e senza fari.